Buonasera, eccolo il libro di cui andiamo a parlare, La giustizia digitale, Antoine Garapon, Jean Lassègue. Inizia con oggi una piccola serie in cui non solo presentiamo i libri che abbiamo scelto di tradurre, ma vi permettiamo anche di fare la conoscenza dei loro autori, che sono autori stranieri, la conoscenza dei loro autori, delle loro personalità, delle loro passioni, delle motivazioni che li hanno portato a scrivere questi libri. La scelta di tradurre questo libro, la giustizia digitale, si iscrive in un più generale interesse che la nostra casa editrice riveste nelle implicazioni sociali e politiche che le complesse innovazioni tecnologiche stanno comportando. È un'attenzione che si rispecchia anche in altri libri che abbiamo pubblicato, già come il libro di Richard Baldwin sulla rivoluzione robotica, i libri di Roberto Cingolani sul mondo degli umanoidi, di Boden sull'intelligenza artificiale e, declinati più nel diritto, i libri sui Big Data di Dalmasio Nicita, i libri curati da Alessandra Carleo sulla decisione robotica, sulla calcolabilità giuridica e, freschissimo di stampa, il libro di Marisa Rima Ruggeri sugli smart contracts. I nostri ospiti, Antoine Garapon è segretario generale dell'Institut des Hautes Études sur la Justice, è un autore molto noto in Italia, è stato anche molto tradotto. Se posso essere rapida, direi che si è sempre occupato di giustizia, della funzione della giustizia, anche nei suoi aspetti simbolici e antropologici, che è un tema che poi vedrete nel libro ricorre. E Jean Lassègue è un ricercatore presso il CNRS e è un informatico, epistemologo e filosofo. E sarà lui che ci aiuta in questo libro ad addentrarci tra i misteri della scrittura digitale. Maria Rosaria Ferrarese è stata docente di sociologia del diritto all'Università di Cagliari e poi per molti anni docente di sociologia ed economia del diritto presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Anche lei si è occupata molto di giustizia, in particolare del diritto, nelle sue implicazioni sociali e politiche. Una piccola nota pratica, il professor Garapon comprende molto bene l'italiano, ma ha un rispetto tale della nostra lingua che ritiene di non parlarla alla perfezione come vorrebbe. Allora, ci siamo accordati così e io tradurrò un po' sinteticamente le risposte e i suoi interventi. Direi che il dialogo può avere inizio ora, non prima di aver ringraziato i nostri ospiti, coloro che sono collegati e anche coloro che si collegheranno magari in differita. Maria Rosaria, la parola a te. Grazie, e per me è davvero un piacere essere qui a presentare questo libro e il suo autore, che è prodigo di produzioni estremamente interessanti, e questa è soltanto la penultima delle sue fatiche, perché ce n'è già un'altra che è in procinto di uscire, peraltro direttamente in italiano. Questa invece è frutto di una traduzione. Vorrei dire che il tema della giustizia è un tema di per sé difficile, pieno di pieghe, pieno di lati nascosti. È un po' come un bosco nel quale quando ci si addentra si rischia sempre di perdersi. Però forse se c'è una persona che non ha che non corre questo rischio è proprio Antoine Garapon, che conosce questo tema a perfezione nelle sue, come dire, pieghe più teoriche, ma anche e soprattutto nelle sue pieghe anche pratiche. E affrontando il tema con il suo collega Jean Lassègue, che è un epistemologo dei sistemi informatici, ci dà una nuova prova della sua capacità di penetrare il tema della giustizia, appunto, sia in senso teorico e filosofico, sia in senso antropologico e sociologico, e sia anche nelle sue, come dire, ricadute più pratiche rispetto, per esempio, alla vita professionale, rispetto alle prestazioni nelle aule di giustizia e così via. Peraltro,
nell'affrontare questo tema con un livello di approfondimento che davvero non è comune e che ci dà, come dire, uno sguardo, vorrei dire, poliedrico proprio su questo, su questa trasformazione che il mondo della giustizia sta affrontando, l'autore ci mette anche di fronte ad un cambiamento che è di natura più vastamente politica. Quindi questo è un lato anche estremamente interessante del volume, cioè leggendo le trasformazioni che coinvolgono la giustizia attraverso il processo di digitalizzazione, si comprende perché l'autore ce lo spiega anche, un mondo in trasformazione e soprattutto, come dire, il potere in trasformazione che è di questo mondo. Ci sono delle espressioni veramente molto efficaci che l'autore affronta e che l'autore ci dà e che, voglio dire, restano impresse. Io non voglio addentrarmi ancora molto oltre, sia per non togliere la sorpresa della lettura ai lettori, sia perché credo sia più utile dare la parola all'autore stesso attraverso appunto delle domande che permetteranno poi agli ascoltatori di rendersi conto di alcuni, soltanto di alcuni aspetti, perché veramente il libro è, come dire, un insieme di sfaccettature molto variegate sul tema della giustizia. La digitalizzazione viene definita nel libro come una rivoluzione grafica, e già questo è un aspetto, come dire, molto molto interessante, perché non sempre, diciamo, capita di trovare questa definizione del processo di digitalizzazione. Nella collaborazione con la SEG invece emerge questa analisi, questo aspetto diciamo di analisi della digitalizzazione come rivoluzione grafica. E proprio su questo aspetto io vorrei porre la prima domanda all'autore: che cosa si può intendere, che cosa con questo termine di rivoluzione grafica? Abbiamo un problema di connessione, credo, e io ho scordato di dire che Maria Rosaria Ferrarese ha curato l'edizione italiana di questo volume, ne ha curato la traduzione con uno scrupolo pari allo scrupolo che lei riversa nei suoi propri scritti, e ne ha anche redatto un'ottima introduzione, e quindi a maggior ragione oggi è un'interlocutrice più che adatta per questo libro. Speriamo che abbiamo perso il professor Garapon, ma forse lo ripeschiamo. E certo, il concetto di rivoluzione grafica è un concetto che è un po' il cuore di questo libro, giusto Maria Rosaria? Sì, non si legge il tema della digitalizzazione senza capire questa essenza grafica della digitalizzazione. Questo peraltro, diciamo, i primi due capitoli per la verità sono anche di non facilissima lettura, soprattutto per un giurista, perché sono, come dire, anche pieni di aspetti anche tecnici, però sono indispensabili e molto utili, perché se vogliamo davvero capire che cosa sta accadendo con il processo di digitalizzazione, che ovviamente non riguarda soltanto il diritto e le aule di giustizia, ma che riguarda un po' tutti i settori della vita, come noi sappiamo, anche della nostra vita domestica, visto che siamo circondati di oggetti intelligenti che ci fanno sentire sempre più stupidi, anche perché diventa sempre più difficile, come dire, conoscere tutte le chiavi di accesso, farli funzionare e così via. Quindi cresce l'intelligenza degli oggetti e diminuisce la nostra. Questa peraltro è una, come dire, sensazione di inadeguatezza.
giustizia, che anche il libro mette più volte in rilievo, che emerge proprio dalla digitalizzazione, poiché proprio questa rivoluzione grafica consegna, per così dire, le chiavi di un potere nelle mani degli ingegneri informatici, di coloro che progettano, diciamo, gli algoritmi, questo stabilisce una diseguaglianza di fondo, una imparità, vorrei dire, tra coloro che appunto detengono queste chiavi e coloro che invece possono accedervi solo come diciamo tecnici di secondo rango o addirittura solo come smanettatori, quali siamo noi, quali tentiamo, diciamo, di essere noi nella vita di tutti i giorni. Quindi questa essenza grafica è veramente è molto molto importante da cogliere, perché nel passato, diciamo, c'è un passaggio che ci fa capire questa cosa, perché per esempio il principio di ignoranza della legge, che tutti i giuristi conoscono, no? Nessuno è scusato per l'ignoranza della legge. E come è applicabile in un mondo invece in cui emerge una nuova normatività che non è più in forma grafica, cioè che non è più leggibile da tutti attraverso le parole di un codice, attraverso un testo normativo, ma che invece è racchiuso nel segreto di un algoritmo? Io ho già posto, Antoine, la prima domanda, che riguarda appunto l'essenza di questa rivoluzione grafica e che cosa si intende, che cosa si può intendere con questo, visto che è un aspetto, dicevo, veramente una chiave di accesso anche per capire tutto il resto del processo di digitalizzazione e della sua applicazione al mondo della giustizia. Lascio a te la parola. Merci beaucoup. Excusez-moi, c'est le problème de la technique. Alors, une révolution graphique, c'est une révolution des médiations même du monde. C'est-à-dire que depuis 53 siècles qu'existe l'écriture humaine, à chaque fois qu'il y a eu une nouvelle écriture, à chaque fois, ça a été une nouvelle compréhension du monde. Je vais prendre juste un exemple. Lorsque les Grecs ont inventé l'écriture avec des consonnes et des voyelles, ça veut dire qu'ils se sont dit, si on décompose le monde, entre des citoyens, c'est la démocratie, si on décompose la musique entre des notes de musique, ils ont inventé les notes de musique, ils ont inventé la science et les éléments, les atomes, donc c'était une révolution globale. Et je crois qu'il se passe la même chose aujourd'hui avec le numérique, c'est que tout d'un coup, on découvre qu'on a un rapport à l'espace, on a la possibilité d'organiser la coexistence humaine d'une manière qui ne passe plus par les médiations symboliques traditionnelles. Voilà je crois le fond de ce qui se passe. Allora, la rivoluzione grafica intende riferirsi a un'invenzione di una nuova scrittura. La scrittura è stata inventata 53 secoli fa. L'esempio che viene fatto dei Greci: i Greci hanno inventato le consonanti, le vocali, e in questo modo hanno in qualche modo mediato il mondo, come quando hanno inventato le note, che hanno mediato la scrittura musicale, come anche nella scienza gli atomi mediano il mondo. La scrittura è un'organizzazione di ciò che ci sta attorno, giusto? E ogni volta che c'è un cambio, un'invenzione di una nuova scrittura, direi che ciò che ci sta intorno cambia profondamente. Ho colto? Oui. Va bene, mi sembra che sia.
Oui, et donc, par exemple, on est capable, grâce à cette nouvelle écriture, de mettre en rapport des phénomènes qui étaient hétérogènes, qui étaient incompatibles. Une photo avec un texte, avec un comportement humain, avec une carte. Et aujourd'hui, on est capable de, grâce à cet équivalent universel, c'est-à-dire de ce moyen de mettre les choses en connexion, en correspondance, on est capable de troubler les paramètres de l'action humaine qui étaient le temps et l'espace. On dit souvent d'ailleurs que le numérique, c'est une abolition et de l'espace et du temps. Si je prends juste un exemple, nous avons vécu en France pendant la crise sanitaire des attaques sur le système hospitalier. On ne sait pas d'où elles viennent. Des hôpitaux ont été bloqués pendant des semaines parce que leur système informatique était piraté. Voilà, une action à distance qui supprime la visibilité et les repères spatiaux. La nuova scrittura digitale permette di accostare dei fenomeni che sono tra loro molto eterogenei, che non sarebbero accostabili nella nostra normale quadro di riferimento. E, ad esempio, è possibile trovare una correlazione tra una foto, un comportamento, un luogo, un documento, perché questa nuova scrittura consente di avere dei nuovi, come lei dice, equivalenti universali, cioè si riesce a mettere insieme, a correlare degli elementi che non sarebbero correlabili. E però nello stesso tempo va in qualche modo a disturbare o comunque va a scomporre le nostre categorie fondamentali che sono il tempo e lo spazio, cioè il tempo e lo spazio vengono da questa scrittura completamente travolti. Posso procedere con un'altra domanda? Nel libro si parla anche di una nuova forma di normatività che viene prodotta attraverso il digitale. Ci puoi spiegare in che senso si può parlare di una nuova normatività? Oui, parce que l'informatique permet de dire comment le droit est vraiment appliqué. Parce que je vais prendre un exemple tout de suite, ça sera plus simple pour nos auditeurs. Il y a un avocat français qui a mis dans un robot, dans une machine, toutes les décisions rendues par des juridictions françaises pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et donc, il a pu établir des corrélations et il a établi une corrélation entre la durée de la présence dans l'entreprise et l'indemnité. Plus on est resté longtemps dans l'entreprise, plus on est indemnisé quand on est congédié. Mais il a remarqué que cette courbe était très intéressante parce qu'elle avait un plateau très long et puis en fin de contrat de travail, les indemnités baissaient. Et donc, il dit, pourquoi apprendre le droit du travail? Le véritable droit n'est pas dans les livres de droit. Moi, le véritable droit, il est dans cette courbe normative. Et ce qui est important pour moi, c'est de bien connaître cette courbe. Et quand un client vient me voir, je lui demande depuis combien de temps êtes-vous dans l'entreprise? Dans quel secteur, et je peux déterminer avant les juges ce qu'ils vont décider. Donc, c'est une anticipation scientifiquement fondée sur ce que vont décider les juges. Alors, pourquoi ça change la légalité? Parce que pour le réalisme américain, pour le juge Holmes, il a dit une phrase qui a bouleversé le droit. Il a dit, pour moi, le droit, c'est ce que décideront les juges et rien d'autre. Eh bien, voilà, aujourd'hui, le droit, il est plus fidèlement et plus précisément dit par les ordinateurs que par les juges. On pourrait dire de manière provocative.
Il diritto non è più nelle leggi, ma è nella sua applicazione. C'è il caso di un avvocato francese che ha esaminato tutti i casi di licenziamento senza causa e li ha messi in relazione con l'indennità ricevuta. Ha tracciato con moltissimi casi, attraverso un robot, è riuscito a tracciare moltissimi casi, avere una curva e ha visto che più lungo era il periodo di lavoro della persona licenziata, più alta era l'indennizzazione. Questo però serve a dire che la legalità è nel diritto applicato, cioè sostanzialmente e ci avviciniamo al diritto americano, che ha sempre detto ed affermato che il diritto viene fatto dai giudici. Quindi c'è uno spostamento di legalità, di quella della legalità continentale, verso quella di common law. Ho capito bene? Sì. Ecco, ora supponiamo di voler fare una pagella in cui mettiamo i meriti e i demeriti della giustizia digitale. Quali sono, secondo te, i meriti più apprezzabili di questo tipo di giustizia? Eh bien, je pense que l'informatique bouleverse beaucoup la justice parce qu'elle lui révèle quelque chose d'elle-même auquel elle n'avait pas accès auparavant. Ce qui est la grande nouveauté, c'est que l'informatique va pouvoir mettre en évidence, constituer un savoir qui n'existait pas auparavant. Alors, je crois que cette nouvelle connaissance que donne le droit, elle est très précieuse, elle est très importante, parce que elle perturbe beaucoup les juristes, mais il ne faut pas la rejeter. Je vais prendre un exemple tout de suite. Une analyse par des algorithmes a montré que les juges français continuaient de rémunérer plus l'adultère. Quand il y avait un divorce avec un adultère, l'indemnité pour la femme était plus importante, ou pour le mari d'ailleurs, était plus importante. Ça voulait dire que tout d'un coup, ça a permis aux juges de prendre conscience de ce qu'ils faisaient. Il y a un problème qui paraît stupide, mais les juges qui rendent beaucoup de décisions ne connaissent pas nécessairement ce qu'ils font. Et grâce à l'informatique, ils vont mieux connaître ce qu'ils font. Et donc, une plus grande conscience de leur travail vont leur donner une meilleure sagesse et une justice peut-être plus juste. Donc ça, c'est positif. E attraverso l'analisi algoritmica il sistema della giustizia può prendere coscienza di cosa in realtà sta compiendo. Lei fa l'esempio nel caso dell'assegno in caso di separazione per adulterio. Visto retrospettivamente, i giudici prendono coscienza dei loro comportamenti e dei loro anche orientamenti, che magari non sono forse voluti, ma che si sono dati di fatto. Quindi è un grande specchio sulla propria attività, direi. Questo è sicuramente un merito. Adesso aspettiamo il demerito. Allora, le problème, c'est que si l'informatique a la prétention d'organiser plus efficacement la coexistence humaine que le droit. Et il y a cette idée, cette représentation idéale qu'on va avoir un monde dans lequel on n'a plus besoin de loi générale, on a besoin que d'adaptation, que d'ajustement permanent. Encore un exemple, parce que ça sera plus clair, on trouve que les limitations de vitesse sont complètement dépassées. C'est absurde d'être obligé de respecter 60 km/h ou 50 km/h. Parfois, ça peut être très dangereux, mais si je roule la nuit, si je suis un bon conducteur, si j'ai une voiture neuve, si la route est sèche, je peux rouler 120 km/h facilement. Ça veut dire que
l'informatique nous éloigne de l'idée d'une loi générale et impersonnelle et universelle et vers une adaptation à une norme individualisée, contextualisée, qui va permettre à chacun de se comporter. Et donc, l'informatique perturbe l'idée symbolique d'une loi générale pour tous, écrite, qui permet aux citoyens de se situer par rapport à cette loi, alors que l'informatique cherche des régulations automatiques. Al fondo dell'informatica c'è l'ambizione di organizzare in un modo più efficiente il mondo in cui viviamo, per cui l'adattamento, l'aggiustamento pragmatico è la cosa più importante. Ci si allontana così da una legge generale che vale per tutti, vale in ogni contesto, e si pensa che l'individualizzazione l'adattamento di una legge ai casi particolari sia più efficiente. L'esempio che lei fa è che non si deve in qualche modo circolare a 60 km orari, ma naturalmente di notte, se non ci fosse nessuno su una strada dritta, eccetera, non si capisce perché non si possa viaggiare a 120 km orari. Questo è un esempio di una norma che può essere adattata alle circostanze, ma l'informatica ci allontana dal concetto di legge generale. Sei d'accordo, Maria Rosaria? Perché adesso tu ci sei. Assolutamente, assolutamente sì. Sono d'accordo. Ecco, ma questo significa anche che l'informatica e la digitalizzazione costituiscono delle forme di concorrenza nei confronti dell'idea tradizionale di giuridicità? Oui, et ce qui est surprenant, c'est que en France, tout du moins, je pense que ce serait peut-être la même chose en Italie, en France, il y a une enquête d'opinion qui a montré que les gens préféraient un divorce dans lequel les allocations, les aliments, la pension alimentaire étaient fixées par un algorithme que plutôt que fixées par un juge. C'est-à-dire que l'informatique a une autorité chez nos contemporains, plus grande par certains côtés que la justice. Et ça, c'est vrai que c'est difficile à accepter pour des juristes et des avocats, mais l'informatique a une promesse démocratique qui commence à faiblir un peu aujourd'hui, mais une promesse démocratique en disant « je vais rendre le droit accessible à tous, prévisible par tous, je vais permettre à des gens de se réunir, de faire des opérations sur l'internet, de faire des ventes, de faire aujourd'hui on parle même de divorce entièrement réglé sur internet, et donc il y a une véritable concurrence parce que l'informatique correspond à une, comment dirais-je, elle alimente un désamour, une défiance à l'égard des institutions qui paraissent très lentes, qui paraissent très compliquées, très imprévisibles aussi, elles le sont, par certains côtés d'ailleurs, et c'est pour ça que ce reproche est aussi dérangeant. Sì, c'è una concorrenza perché l'informatica gode di una grande autorevolezza. C'è un sondaggio francese che dice che le persone che sono in una situazione di divorzio preferiscono e accetterebbero più facilmente una decisione presa in base ad un algoritmo piuttosto che di un giudice, perché attribuiscono a questa decisione meno imprevedibilità, meno interferenza, eccetera. E in sé l'informatica porta una promessa di democrazia, che però è una promessa che è anche pericolosa, lei dice. Ce lo puoi spiegare meglio? C'est-à-dire que je vais le dire différemment, il y a un risque de désymbolisation de la loi et des institutions. Et le risque de cette application automatique
de remplacer des actes qui étaient passés devant un notaire ou par l'intermédiaire d'un avocat directement par des juges, je crois que il y a un risque de désymbolisation des institutions, c'est-à-dire que je disais que c'était que l'informatique était une révolution graphique. Cette révolution graphique, on voit très bien comment elle donne une capacité aux individus de faire beaucoup plus de choses par eux-mêmes, de communiquer et donc une plus grande performativité au sujet qui me semble poser des problèmes, et je pourrais développer en ce qui concerne le contrat politique qui est menacé par cette digitalisation. La pericolosità sta nella desimbolizzazione della legge e poter in qualche modo sostituire degli atti giuridici con degli atti non mediati, in qualche modo il poter fare da soli molte cose direttamente, poter anche divorziare sulla piattaforma, come lei diceva prima, porta una promessa di democrazia che però alors, je vais. Non viene mantenuta. Oui, c'est ça. Si je peux continuer, Maria Rosaria, sur cette idée du contrat politique. Dans le fond, on a mis des siècles dans nos pays, en Europe, pour que tout le monde soit alphabétisé, que tout le monde apprenne à lire et à écrire. Et ça a permis de fonder un contrat qui était implicitement le suivant. Le pouvoir politique s'objective en écrivant des lois, et ce qui compte, c'est la loi, et le peuple est capable de lire ces lois, parce qu'il a la capacité de les lire. Donc, il y a derrière le contrat politique démocratique un contrat de écriture-lecture. L'informatique change complètement, parce que il nous rend analphabètes. Moi, je ne peux pas lire un algorithme, je ne peux pas lire une suite de nombres, je ne connais pas. Il faut savoir qu'aucun esprit humain n'est capable de comprendre et de maîtriser l'intégralité du processus informatique. C'est un processus qui est parcellaire, qui est divisé entre plusieurs ingénieurs, plusieurs professions. Et donc, je suis analphabète, je suis rendu analphabète, et je dois m'en remettre à des nouveaux scribes qui sont les ingénieurs, donc et qui sont peut-être pas d'ailleurs qui ne font pas partie de ce contrat politique. Ils ne sont pas partis à ce contrat politique. Et je crois que là c'est un sujet de préoccupation pour moi qui est très très grand. Il contratto politico e sociale su cui si basa la nostra società si fonda sulla alfabetizzazione, cioè noi siamo in grado di leggere e scrivere, e siccome il potere si oggettiva nella scrittura delle leggi, i cittadini sono in grado di leggere e anche di, attraverso i rappresentanti, di scrivere le leggi. Nella rivoluzione informatica attuale torniamo allo stato di analfabeti, perché nessuno di noi è in grado di leggere un algoritmo, nessuno è in grado di intervenire su un algoritmo, e torniamo a delle forme di scriba, antica scriba, che sono gli ingegneri, e che però come tali non fanno parte del contratto sociale, non hanno una rappresentanza politica, questo vogliamo dire. Certo. Gli ingegneri non fanno parte, sì. Pardon. Hai terminato la traduzione? Sì, direi. Ecco, no, mi chiedevo se però tutto questo non significa anche che, diciamo, cambia il nostro modo anche di vedere il diritto, cioè come tutto questo cambia il modo di pensare il diritto e le categorie del diritto tradizionali. Eh bien oui, parce que toutes les distinctions les plus fondamentales sur lesquelles était basé notre droit,
sont en train de s'effriter, voire de céder. Je repense à mon avocat qui faisait sa courbe normative. Sa courbe normative des licenciements. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est cette courbe normative? C'est du droit? Non, c'est pas du droit. C'est un exercice mathématique. Mais pourtant, c'est ce qui est appliqué effectivement. Donc, on voit que la séparation entre le droit et le fait est très malmenée. La distinction de la distance, hein, de la distance, j'en ai parlé un petit peu, quand le président Trump tweet, qui est-il? Il tweet comme si, à qui parle-t-il? La distinction entre nature et culture. On va rechercher le comportement criminel, par exemple, pour prendre l'exemple de la Chine, à partir des logiciels de prévision des séismes. C'est-à-dire qu'on comprend le comportement humain à partir du comportement de la nature. Et ça va gouverner le travail de la police et de plus en plus de la justice. On voit se rapprocher dans le jugement, on voit se rapprocher le calcul du récit. On demande à des juges de calculer un score de récidive. Donc, la distinction entre le calcul et le récit est elle aussi affaiblie. Donc, toutes ces distinctions fondamentales sur lesquelles on a pensé le droit, c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer cette dimension très profonde de l'informatique. C'est notre projet avec Jean Lassaigue, c'est d'aller au fond et ne pas être fasciné par les performances de l'informatique ou ne pas les diaboliser, parce que dans le fond, c'est un peu la même chose. Non, il faut tenter de rebâtir un modèle juridique, de rebâtir une société politique avec cette réalité et en tenant compte de sa puissance. Et sì, cambia il diritto, cambia il modo di vedere il diritto, perché le differenze fondamentali che lo costituiscono in qualche modo vengono diluite, se non cancellate. La distinzione tra diritto e fatto, ad esempio, non è più chiara, ma anche la distinzione tra natura e cultura non è più chiara, perché si va in qualche modo a prevedere i comportamenti criminali attraverso dei dati che sono più vicini alla natura che alla cultura. Si chiede sempre più spesso ai giudici di calcolare il tasso di recidiva dei delitti. Bisogna, è importante ricostruire, in base alla rivoluzione informatica, una società e ricostruire anche il diritto. Io così avrei capito. Sì, sì, giusto. Ecco, mi chiedevo però, a proposito, abbiamo fino a questo momento, diciamo, messo in rilievo molti aspetti positivi che la digitalizzazione apporta al mondo della giustizia e del diritto, ma ci sono, e ne abbiamo anche accennato, alcuni e non pochi, diciamo, aspetti negativi. Quale tra questi tu consideri il più dannoso, il più pericoloso, diciamo, per il mondo della giustizia? C'est que l'informatique se comporte un peu comme si l'état de nature se glissait dans l'état de droit. C'est-à-dire que l'informatique est tellement puissante que le rapport de force entre l'état de droit et la puissance des algorithmes est pas inversée, mais elle est très très nouvelle. C'est-à-dire que si on prend l'exemple récent de Facebook qui refuse de payer les justes rétributions aux journalistes, comme le demande le gouvernement australien. Il rentre dans un rapport de force, et un rapport de force qui n'est pas nécessairement en faveur du gouvernement australien. Et finalement, ils ont trouvé un accord par la négociation. Et je me demande, mais où est la souveraineté populaire australienne? Où est l'intérêt du bien commun?
quand on voit que Facebook est capable de menacer les systèmes de diffusion météo et sanitaire. Donc, ça veut dire que on a à l'intérieur de nos démocraties et à l'intérieur du droit un élément qui n'est pas régulé du tout, qui n'est pas sous l'état de droit. Et donc, ma préoccupation, c'est comment est-ce qu'on va réussir dans les années à venir à domestiquer, à rapatrier dans l'état de droit ce rapport de force qui, pour l'instant, ressemble plus à l'état de nature. L'informatica non è regolata e si comporta come uno stato di natura che non tiene conto dello stato di diritto. Lei fa l'esempio dell'Australia, di Facebook che non intende pagare i giornalisti, nasce una contrattazione e lei giustamente si chiede dove sta la sovranità di un paese come l'Australia, che non può intervenire in questa contrattazione tra Facebook e dei giornalisti cittadini australiani. Cioè, l'informatica o l'informatizzazione esce dalle regole e non è regolata. E come possiamo regolare? Questa è la domanda che ci aspetta. Mi chiedo anche se ci siano delle sfide che la digitalizzazione pone alle professioni giuridiche, sia quella di magistrato sia quella di avvocato. Anche questo mi sembra un aspetto importante. L'informatica ha creato una grande peur, una grande panique, c'est la peur de disparaître. Les avocats se sont dit et continuent de se dire par certains côtés, mais si les clients peuvent trouver toutes les informations et des informations bonnes, précises, en accès libre sur Internet, s'ils peuvent remplir eux-mêmes des actes juridictionnels, s'ils peuvent connaître déjà ce que décideront les juges, quel va être notre rôle à nous autres avocats, ou à nous autres juges d'ailleurs. Les juges sont un petit peu moins, mais la même inquiétude. Alors, ça veut dire que ça oblige. Alors, bien sûr, c'est une illusion. C'est une illusion. Pourquoi ? Parce que la justice, elle doit traiter des passions humaines. L'exercice de la justice n'est pas entièrement rationnel. Lorsque un couple se sépare, lorsque quelqu'un commet un délit, lorsque il y a des tensions très grandes, parce que c'est vrai aussi dans le droit commercial. N'oublions pas que la justice traite d'abord des passions humaines. Et donc, jamais l'informatique ne pourra se substituer à cette fonction très importante. Mais ça va les modifier. Mais ça va les modifier. Et par exemple, je vais prendre un exemple qui va paraître un peu trivial. Les grandes surfaces sont en train de réfléchir à avoir des grandes surfaces entièrement sans personnel. Mais il faut quand même qu'il y ait des gens. Donc, ça sera des gens qui vont accompagner, renseigner les clients, s'occuper peut-être des personnes âgées. Eh bien, ça veut dire qu'il s'opère déjà un transfert de fonctions très techniques et des fonctions d'autorité qui étaient exercées par les juristes vers des compétences sociales beaucoup plus horizontale, beaucoup plus personnalisée, et dans laquelle on va demander aux juristes de faire tout un travail d'humanisation, d'adaptation, de personnalisation, avec très probablement un nouveau rapport à l'autorité des professionnels. Sì. La paura di sparire, la paura che tutto questo renda inutile la funzione di avvocato, di giudice, è il grande spauracchio che in questo momento atterrisce tutti i professionisti. Naturalmente questo non è un timore non ben giustificato, perché la giustizia tratta delle passioni umane, tratta di cose umane, e che non potrà mai essere rimpiazzata completamente da una gelida, diciamo, razionalità. Però sicuramente cambieranno le professioni.
i loro aspetti forse più tecnici e i loro aspetti e anche della loro autorevolezza cambieranno in favore di un modo di intendere la professione più orizzontale, più personalizzata, più d'accompagnamento alle persone, no? Le piattaforme potranno fare molte cose tecniche, ma andranno comunque accompagnate, ascoltate, e questa sarà probabilmente l'evoluzione delle professioni giuridiche, forse non solo, anche quelle mediche probabilmente. Sì. Mi chiedo a questo punto, ritieni che in qualche modo la digitalizzazione comporti anche in maniera implicita un processo di privatizzazione del diritto e della giustizia? Alors, je crois que oui, il y a un rischio di privatizzazione. On pourrait dire, on pourrait formuler la chose dans l'autre sens, il y a un enjeu de politisation. Il faut politiser les grandes entreprises informatiques. Il n'est pas normal, à mon avis, que les GAFAM, Google, Facebook, Microsoft et Amazon, ne payent pas d'impôts. C'est tout à fait anormal et c'est tout à fait symbolique du fait qu'elle ne s'estime pas rentrer dans un espace public. Payer des impôts, ça veut dire reconnaître qu'on participe à un espace politique, qu'on appartient à un espace politique. Et il me semble que il y a un risque de privatisation, pas tellement du côté des petites start-up qui sont très imaginatives, sont très créatives. Non, le risque, c'est que c'est un risque d'autonomie trop grande de l'informatique. Je ne parlerai pas, parce que c'est pas notre sujet, des crypto-monnaies, des bitcoins, mais c'est le même problème. C'est-à-dire, ce sont des entreprises qui estiment que elles sont sorties de l'espace politique, qu'elles sont autonomes, qu'elles peuvent s'autoréguler. Et donc, elle refuse une régulation comme la régulation européenne ou les régulations nationales. Donc oui, il y a un risque, mais pour moi, je cherche moins à m'apesantir sur ce risque qu'à imaginer les manières de rapatrier les entreprises, les grandes entreprises informatiques dans un univers politique et juridique régulé. Sì, sicuramente siamo di fronte al problema di come politicizzare le grandi imprese multinazionali che controllano le GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, che svolgono una funzione pubblica per certi aspetti, ma non appartengono allo spazio pubblico, non si lasciano regolare dallo spazio pubblico, devono pagare le imposte come qualsiasi attore pubblico deve fare. E quindi una delle grandi sfide che abbiamo davanti è come rimpatriare queste imprese nello spazio pubblico. C'est ça? Très bien. Allora, come uscire poi da questo confronto, da questo scontro diretto tra giustizia tradizionale, concezione tradizionale del diritto e concezione invece informatica e digitalizzazione? Qual è la strada che bisogna percorrere? Alors, je crois que il y a un juriste américain a dit quelque chose que je trouve très juste. Il dit les hommes et les machines ensemble seront toujours plus forts que les machines seules ou que les hommes seuls. Donc on n'a plus le choix. Il faut rendre la justice avec les machines et ne pas se dispenser de tout le bien qu'elles peuvent apporter. Et moi, l'avenir, je le vois dans un travail rapproché, continu, d'équipes mixtes dans lesquelles des informaticiens, des ingénieurs et des juristes travaillent ensemble. Je vais prendre un exemple très contemporain. Avec la crise sanitaire, il y a énormément d'enjeux de données personnelles et de liberté publique.
À mon avis, ça ne sert à rien d'invoquer une application des libertés totalement extérieure et qui ne tient pas compte de la réalité pandémique. Ce qu'il faut, c'est faire travailler ensemble, faire contrôler ensemble le maniement des données personnelles et les libertés publiques. Et donc, l'avenir, il est dans une collaboration, il est dans un métissage des cultures entre la culture de l'ingénieur et la culture des juristes qui travaillent ensemble dans la perspective d'un bien commun, de l'intérêt général. Bene, allora, credo che abbiamo... Sì, mi piace, vorrei citare questa frase che lei cita del giurista americano che dice che gli uomini e le macchine insieme saranno sempre più forti che la singola macchina o che il singolo uomo. E in questa interazione, in questa collaborazione tra ingegneri e giuristi, lei vede il nostro futuro. Direi che possiamo avere ancora qualche minuto. Spero di non aver troppo impoverito il suo contributo, ma lascerei volentieri la parola a Maria Rosaria per commentare alla fine. No, io credo che abbiamo potuto dare una rassegna soltanto di alcuni argomenti, perché il libro è veramente ricchissimo e quindi consiglio vivamente di inoltrarsi nella lettura di questo libro per gli studenti e per gli studiosi. È una miniera di suggestioni, di informazioni, ma anche di punti di vista diversi che si possono assumere. E la preziosità sta anche nel fatto che i punti di vista assunti sono veramente tanti, giuridico, informatico, antropologico, sociologico, filosofico, quindi davvero non sono molti, credo, gli autori che si possono cimentare con questa pluralità di chiavi di accesso, e questo rende il libro particolarmente prezioso. E io personalmente ne ho tratto molte, molte suggestioni, le ho anche raccolte in alcune riflessioni che sono l'introduzione al volume, e ringrazio ancora una volta Antoine Garapon per questo prezioso contributo, e non mi rimane che salutarlo e sperare che il libro abbia una larga diffusione nel mercato italiano. Grazie. Mi aggiungo a questi ringraziamenti. Vous voulez dire quelque chose? Oui, merci beaucoup al Mulino, merci beaucoup au public italien, à Maria Rosaria. On discute ensemble depuis maintenant longtemps, depuis près de 30 ans, et je crois que ce qu'on a essayé de faire, c'est effectivement de travailler avec un philosophe des sciences et un juriste. C'est-à-dire, on a voulu mêler les compétences pour faire quelque chose. Peut-être qu'un épistémologue tout seul et un juriste tout seul n'auraient pas réussi à faire. Merci encore de Al Mulino et au public italien de sa fidélité. Merci beaucoup. Da come capiamo, questo libro è anche il primo nucleo di una collaborazione di cui lei parlava prima tra giuristi e ingegneri o comunque esperti di informatica. Ripeto, spero di non aver impoverito la ricchezza dei suoi interventi. Ci vediamo, la nostra serie Host in Translation prosegue lunedì 15 marzo con George Northoff, The Time Code. Grazie ancora di tutti, siamo stati pionieri in questa serie, quindi grazie ancora. Grazie. Grazie a tutti. Arrivederci.